vediamo chi scatta meglio. Palazza, Tocchio, Delfino, Fusi, Delfino. Attenzione, guarda Matteo, anche a Matteo la grande. Passa per primo Matteo. Ancora affiancati in un ballo Valentino e va davanti. Spettacolare. Grandi ragazzi, subito un gran bel duello alla partenza tra Palazza e Ledda, a seguire Franco Fusi e poi Tocchio, Damiano e Daniele Delfino, che hanno già effettuato anche il Joker Left, tra l'altro. Scelta che potrebbe dire attenzione, perché sembra avere un problema alla ruota anteriore destra. Palazza, peccato, peccato. Sono tutti come al solito. Infatti si ferma nella polvere, evitato dagli altri. È stato un momento pericolosissimo, perché era nel pieno della polvere, la sua auto non andava più avanti. Valentino Ledda, al comando, ha preso già margine, si ferma e è arrabbiatissimo. Ha ragione. Arrabbiatissimo. Intanto Franco Fusi. Ma guarda che bello duello tra Tocchio e i due Delfino. Matteo Palazza, posizione va in sicurezza lui, ma la vettura è lì nella parte esterna del salto, opportunamente segnalata dai commissari di gara. Intanto guarda la battaglia per la Coppa Delfino tra Damiano e Daniele. Matteo Palazza ha avuto un gesto nei confronti di Valentino Ledda. Adesso si va avanti, poi vedremo se ci saranno decisioni prese o meno dalla direzione gara. Ma intanto Valentino Ledda. Valentino Ledda, andiamo a vedere. Dal 1 minuto 40, 787, che è il miglior tiro, 45 per Valentino Ledda. Che è al comando, è l'unico tra l'altro che non ha ancora effettuato il Joker Lap. Viene segnalata ovviamente la presenza della vettura di Matteo Palazza. Ottima anche la prestazione di Armando Tocchio, che mi sembra giusto sottolineare, perché si sta comportando molto molto bene al volante della sua Peugeot 106. Eccolo che arriva a velocità stratosferica. Inizia un altro giro. E poi ecco Armando Tocchio, anche lui all'ingresso del rettilineo sbagliato, poi il stile del tenente e investitore. Sempre al comando Valentino Ledda con la sua Peugeot, sembra la avere numero 312. Sembra avere un discreto vantaggio Valentino anche, anche quando dovrà poi effettuare il Joker Lap, perché ha più di 10 secondi di vantaggio su Tocchio. Valentino Ledda ovviamente corre per il team giallo-blu del Auto Service Sport, anche se qua ovviamente anche poi il Lobo Sardegna è sparco sulla propria vettura. Lobo Sardegna ovunque, direi, anche nel palco. Ci mancherebbe. Intanto Tocchio è stato vicinissimo alle protezioni esterne. Lo ringraziamo per averci riempito di polvere. Ecco che passano anche due Delfino e poi Franco Fusi. Siamo all'ultimo giro. L'editore che non tiene fede a quanto detto e a quanto promesso di mietere, ovviamente vittime per il momento no, però sta andando comunque alla grande, al rientro appunto, e lui che ha un'esperienza da vendere grazie alle 440 gare che ha disputato. Entra a giochi il Valentino Ledda. Dando un vantaggio piuttosto importante nei confronti di Armando Tocchio, che si sta egregiamente disimpegnando in seconda posizione, e poi Damiano e mamma mia, dovrà percorrere ancora un giro Valentino. Eravamo nel penultimo giro e quindi adesso era già l'ultimo giro. Franco Fusi, ahimè, purtroppo il muretto esterno forse riesce a ripartire, mentre Valentino Ledda va nell'ultima curva
nel curvone finale a chiudere. Valentino Ledda davanti, si intraversa e arriva sul rettilineo finale, vince la sua prima gara in categoria STC Men 1006 dopo aver vinto l'Under 18 nel Car Cross il scorso anno. E un grande applauso anche per il secondo classificato Armando Doppio, e poi a seguire terzo Damiano Delfino, quarto